Allora, eccoci nuovamente in diretta, vediamo se riusciamo a farla in tranquillità. Allora, vi dicevo perché la questione di Siri è importante, non soltanto per il profilo giudiziario che vedremo come andrà a finire, però è importante per una serie di risvolti politici che caratterizzano la questione. Allora, Arata non soltanto è stato un ex importante dirigente di Forza Italia, quindi se la Lega ovviamente nel centrodestra ha intenzione di prendersi anche quel pezzo di Forza Italia, a fare i suoi. Consigliamo soltanto ai leghisti di stare attenti a chi imbarcano soprattutto nel centro-sud, ma questo è un consiglio che diamo perché il rischio di andare a sbagliare amicizie poi lo puoi pagare a livello politico, ma affari loro diventano un po' affari nostri nel momento in cui, se stiamo al governo insieme, poi queste amicizie diventano un problema da gestire. Il figlio di Arata, questo amico di Siri, questa persona anche vicina al mondo leghista, quindi il figlio di questo Paolo Arata, è stato assunto o comunque collabora con Giorgetti alla presidenza del Consiglio. Sapete che è un ruolo delicatissimo. Giorgetti è una figura di primo piano, sapete come io la penso su Giorgetti, credo che sia un rappresentante di un certo sistema. E su questo, voglio dire, delle riflessioni le abbiamo già fatte mille volte. Questo Paolo Arata, inoltre, era stato indicato dalla Lega come carta da spendere, come jolly da giocare, come asso da buttare sul tavolo di Arera. Arera è l'authority che si occupa di energia. In questi giorni in cui io sto battagliando sulle bollette, capite che avere un personaggio che è coinvolto, almeno stando alle carte e alle intercettazioni, coinvolto con la Procura della Repubblica per vicende che riguardano l'eolico e traffici vari, oggi mi fa sentire abbastanza in imbarazzo, anche preoccupato. Io Arera, che è già un authority che contesto profondamente e che mi scatena un po' di allergie, perché voglio capire da Arera che diavolo sta facendo per abbassare i costi dell'energia e i costi delle bollette, e mi sembra che non faccia molto. Tocca sempre a noi caricarci sulle spalle questo peso. Tra l'altro dopo vi dico una cosa importante. Ecco, avere speso il nome di Arera per l'authority di Arata, per l'authority Arera, è un po', per fortuna l'abbiamo bloccato, ecco, mettiamola così. Ora, la questione giudiziaria, la questione politica è fondamentale. Se la Lega pensa di sollevare questioni o di cominciare a tramare in vista di elezioni anticipate, diciamo, va bene, ce la giochiamo. Sta a voi decidere se fermare un progetto di cambiamento che comunque qualche timido risultato lo sta cominciando a dare. Quindi, avete voglia di stare con Arata e compagni, avete voglia di tornare con Berlusconi, Zan, perché ho visto i manifesti di Berlusconi dove dice aprite gli occhi, nelle foto ufficiali praticamente Berlusconi è tipo un cinese, va bene, battute a parte, vogliono tornare con il vecchio. Va bene, contenti loro, contenti tutti. Vorrà dire che ci faremo una campagna elettorale, ognuno con le proprie amicizie. Noi non abbiamo alleati, quindi non abbiamo per fortuna di che temere. Basta. Ecco, una cosa importante che vi volevo dire. La nostra battaglia sulle bollette, il casino che ho fatto sulle bollette, sta cominciando a sortire dei risultati. Io vi ho garantito che spenderò questo periodo per studiare una proposta legislativa da proporre al Senato per abbassare il costo delle bollette, poi vediamo chi ci sta. Ma devo dire anche che da parte di Enel mi è arrivato un primo segnale, ha detto iniziamo a parlarne volentieri, ci apriamo al dialogo con Enel, sapendo che il nostro dialogo vuole andare a finire lì, cioè nella riduzione dei costi delle bollette, perché quello che stiamo vivendo come consumatori è scandaloso. Non puoi consumare X e ritrovarti con un rincaro di tasse che praticamente ti ammazza le gambe, tanto più in un periodo di crisi. Va bene, basta. Intanto, se ci sono delle altre cose, ci aggiorneremo nel corso della giornata. Buon sabato a tutti, e domani invece ci facciamo gli auguri di buona Pasqua. Ciao!